dedicato ad Angelo Frammartino. È stato inaugurato a Caulogna Marina il nuovo auditorium comunale intitolato alla memoria del giovane volontario di origini caulognesi ucciso a Gerusalemme nel 2006 mentre era impegnato nel sociale a fianco dei bambini palestinesi. Presenti al taglio del nastro anche il governatore della Calabria Mario Oliverio, il presidente del consiglio regionale Nicola Irto e il sindaco di Monterotondo Mauro Alessandri. La struttura moderna e innovativa progettata dall'architetto soveratese Daniele Vacca conta 250 posti a sedere su un piano inclinato, spaziosi saloni, camerini e un grande palco. Una giornata storica, una giornata ricca di emozioni. Abbiamo inaugurato questa bellissima struttura, la Casa della Pace Angelo Frammartino, dedicata appunto al giovane Angelo Frammartino di origini caulognesi assassinato a Gerusalemme mentre svolgeva da volontario una missione di pace per aiutare i bambini delle vittime del conflitto israelo-palestinese. Un auditorium ultramoderno come avete avuto modo di vedere, una struttura fantastica che ospita appunto l'auditorium, l'ostello della gioventù con 32 posti letto. Che dire, un luogo di incontro, un luogo di pace, un luogo di interscambio culturale di cui si dota Caulonia e di cui Caulonia aveva veramente bisogno perché le future generazioni possano usufruire di questa bellissima struttura. Ilario Balì per la CNews 24.